just because it's for your first film. Ça marche, hein, c'est attribué à un premier film qui peut être diffusé dans n'importe quelle section. It's awarded to a first film from any of the sections at the film festival. Dopo l'Orso d'Oro a Berlino nel 2017 per Corpo e Anima, la regista ungherese Ildikó Enyedi approda in concorso a Cannes con The Story of My Wife, primo film in lingua inglese, cast internazionale, trasposizione del romanzo omonimo del connazionale Milan Fust, scritto nel 1942 ma ambientato sul finire degli anni 20 tra Parigi e Amburgo. Protagonista, un capitano olandese di navi mercantili, assillato dal pensiero che la moglie, di origini francesi e slanci mondani, possa essergli infedele. L'incipit del film è suggestivo, la scommessa da parte del marinaio di sposare la prima donna che fosse entrata nel caffè in cui egli era seduto in quel momento sembra preludere ad un trattato sugli affetti intimo e originale, così come la messa in scena, elegante, che avvolge i protagonisti, sembra generare un'atmosfera di calda complicità tra spettatore e personaggi. At last we get a chance to meet the old sea dog. I'm no more of a sea dog than you are a wharf rat. Am I right? Il sontuoso repertorio scenografico, dagli arredi ai costumi, non scolora nel proseguo del film, ma alla raffinatezza dell'impaginazione non si affianca in The Story of My Wife un'analoga efficacia del registro narrativo. La complessità dei sentimenti che l'amore porta con sé, inganni e gelosie, allontanamenti e riconciliazioni, non trova piena corrispondenza sullo schermo in un repertorio fiammeggiante di dialoghi e situazioni, al contrario spesso ridondanti e ripetitive. Allo stesso tempo, l'impianto formale eccessivamente controllato e l'uso insistito dei primi piani non riescono a tradurre, come dovrebbero, le inadeguatezze dell'universo maschile e nel rapporto di coppia la più matura consapevolezza dell'orizzonte femminile. Al di là delle interpretazioni dei due protagonisti, Guy Snaber e Léa Seydoux, The Story of My Wife, lungo quasi tre ore e suddiviso in sette capitoli che corrispondono ad altrettante lezioni di vita, rivela dunque uno sguardo più enunciativo che espressivo. Ed è questo il limite più evidente del film, che finisce nell'adagiarsi su se stesso e nel rifugiarsi in un calligrafismo di alta classe, ma per lunghi tratti stucchevole e vuoto.